Buongiorno a tutti. Accogliamo con piacere il professor Carlo Ossola del Collège de France, che ci ha fatto questo regalo di portare a Urbino due lezioni del suo corso di quest'anno al Collège de France, i classici del XX secolo italiano, Come ereditare, come tramandare. Ieri è stato presentato dal rettore Gilberto Stocchi, ha tenuto la sua prima lezione, Come ereditare dalla poesia di Giuseppe Ungaretti. Oggi avremo la seconda lezione, Come ereditare dalla poesia di Mario Luzi. Lo ringrazio a nome del nostro Ateneo e gli cedo la parola. Sono molto grato a loro e a tutto l'istituto e anche alla Fondazione Carlo e Marie Sebaud per questa ulteriore possibilità di investigare, anche di mettere in luce altri diciamo così interpreti ed eredi della civiltà urbinata dalla quale noi stessi dobbiamo ereditare. E oggi è il caso proprio di Mario Luzi, del quale la presenza urbinata è testimoniata, come vedremo, prima di tutto dagli impegni universitari che ebbe qui, ma anche dalla vicenda di origine della propria famiglia paterna, che veniva da questa zona. E quindi diventa, diciamo, oltre all'amicizia costante fin dagli anni degli studi fiorentini con Carlo Bo, diventa una costante e forse anche una chiave, come vedremo, per meglio ereditare, quindi anche per meglio tramandare l'opera di Mario Luzi. Io ricordo una conferenza di Carlo Dionisotti nell'Università di Torino, egli era piemontese, sul come era una conferenza preparatoria a quello che poi divenne il libro Geografia e Storia della Letteratura Italiana. E disse, noi siamo abituati a vedere, diciamo così, la migrazione intellettuale, i legami, i percorsi, un asse che è sempre nord-sud o sud-nord, e abbiamo dimenticato che l'Italia ha una, diciamo così, una filiera altrettanto profonda che quella dell'Appennino e che è stata dominante e per tutto il Medioevo, basta vedere dove sono collocate le grandi abbazie, come si sono diffusi i grandi ordini, in particolare quello francescano, ma aggiunse Dionisotti con una punta anche di orgoglio, di letterato, dice noi non comprenderemo nulla del Tasso senza la canzone al Metauro, vale a dire nuovamente un passaggio appenninico che va, ecco, allora sentito quello, proprio presi l'auto, feci questa piccola e deliziosa traversata lungo il Metauro, scollinando, andando poi dalla parte toscana, e ci si rende conto, come vedremo qui con Mario Luzi, che questa è un'altra realtà profonda dell'Italia, cioè che, diciamo, in una topografia ideale delle lettere, certi testi di Mario Luzi non si capiscono senza proprio questo passaggio che fu già di Leopardi, perché insomma quando Leopardi scrive che i suoi anni migliori sono stati con Recanati, quelli pisani, si vede di nuovo un altro passaggio, fece il giro da Bologna, ma insomma è poi sempre lì, è una realtà vera e profonda che merita di essere messa in luce, perché detta poi un immaginario, delle forme dell'immaginario che sono molto vivide in Mario Luzi. Allora direi di cominciare intanto per sapere come ereditare da alcuni dati che vorrei richiamare di Mario Luzi, che è nativo certo
di Castello, dove adesso c'è la sede della Crusca, diciamo Sesto Fiorentino, ma la famiglia paterna, erano tutti diciamo variamente impiegati in famiglia, è qui di Monte Maggiore al Metauro, dove a mia conoscenza c'è ancora una sorta di centro, di premio, di attività in onore appunto di Mario Luzi. I genitori però erano già nati in questi trasferimenti a San Prugnano, che anche qui non dice più niente, ma invece un nodo, cioè il nodo dell'Alta Maremma Grossetana, le pendici di qua e di là dell'Appennino del Monte Amiata sono fondamentali per comprendere la storia italiana. Ci sono alcuni nodi che noi dimentichiamo, l'asse umbro da un lato e poi questo vertice intorno a cui sono anche, diciamo così, accadute battaglie, contesa di feudi, lo si vede fino ai Farnese, la zona di Cimino e poi fino a Napoleone, sono zone diciamo nevralgiche e contese magari fin dall'antichità, fin dagli Etruschi. E noi viviamo ormai una geografia tutta litoranea che non spiega niente di quello che è stata la storia italiana. San Prugnano poi naturalmente entra e quanto nella poesia di Mario Luzi. Do solo qualche coordinata, tutti nota, ma insomma è bene richiamarlo. Negli anni 29-32 Luzi frequenta il liceo Galilei a Firenze, dove ha come professore Francesco Mangini, che è un insigne filologo ma soprattutto un dantista, e questo spiegherà anche la fedeltà a Dante, come vedremo, di Mario Luzi. Mario Luzi, che era nato nel 1914 ed è scomparso nel 2005. Nel 1932 si iscrive a lettere a Firenze, lì ha maestri come Giorgio Pasquali e Luigi Foscolo Benedetto, il che spiegherà poi la precoce tendenza di Mario Luzi alle lettere, alla letteratura francese e anche a una certa davvero produzione e poi carriera universitaria nella letteratura francese, ma non solo, per esempio tradusse il Riccardo II di Shakespeare, quindi si comprende perché qui a Urbino abbia avuto l'insegnamento di letterature comparate. È lì che conosce Carlo Bo, quindi nel 1932, molto presto. Carlo Bo era già laureato quando Mario Luzi si iscrive, i suoi compagni proprio di studi, di età, furono invece Piero Bigongiari e Oreste Macri, ma diciamo i padri putativi, perché già laureati, e due persone che ritroveremo e nella biografia e anche nella creazione, come vedremo, di Mario Luzi, ma anche li ritroviamo qui Urbino, Carlo Bo e Leone Traverso. Ecco, Leone Traverso che ha un ruolo decisivo nella formazione di Mario Luzi. Comincia in quegli anni a pubblicare i suoi primi testi poetici, nel 1935, quindi a 21 anni, La Barca, e nel 1940 Avvento Notturno. Cito Avvento Notturno perché è un titolo profetico per Mario Luzi. Avvento notturno. Avvento in Mario Luzi, non è mai, leggeremo se avrò tempo un passo che ho annotato, anche dice Mario Luzi, il presente non è chiaro. L'avvenimento attende sempre l'avvento. E in un gioco di parole, l'evento, il qui e ora, attende sempre l'avvento. Cioè una spiegazione a venire, una significazione a venire, ecco perché questo bellissimo titolo Avvento Notturno, perché non avviene con i segni della luce, in una trasparenza senza dubbio e che non ha più bisogno di chiarimenti, è un avvento notturno, un po' come Nicodemo che di notte va a visitare, va a bussare
alla porta del maestro, ma è anche importante perché è recensito da Carlo Bo in letteratura nel 1940, appena edito. È la, come dire, la certificazione, diciamo, dell'esistenza di questo poeta, e non è una recensione d'occasione, perché Carlo Bo riprenderà questa recensione in Nuovi Studi del 1946. Ma la vicenda, diciamo, urbinate, chiamiamola così, di Mario Luzi comincia molto presto, perché nel 1941 pubblica un'edizione del Cortegiano di Baldassar Castiglione con una splendida introduzione che si intitola Un'illusione platonica, e che diventerà poi come volume Un'illusione platonica e altri saggi, che ha proprio la, direi, l'impronta qui di Urbino. 41 già. Magari non abbiamo tanti documenti, ma magari perché d'estate ritornava in quelle che erano le terre dei suoi avi, non lo so. Ma certo che quando si prenda il testo, i saggi non sono tutti completamente raccolti in volume, questo apparso da Garzanti è uno dei più completi, e quando si veda questo modo di leggere il Cortegiano, che è scritto qui, no? È ambientato qui, è tutto un elogio dei Montefeltro, è una specie di ritratto della corte ideale, ma anche della civilitas morum, della formazione dell'ottimo principe, della formazione del buon cortegiano, della formazione della donna di palazzo, tutto avviene qui, è messo in scena qui. Questo spiega anche, dato che è precocemente tradotto, la fortuna europea di Urbino, perché indipendentemente dai viaggiatori, il Cortegiano, che è una messa in scena della corte, circola in tutta Europa. Due traduzioni francesi già nel corso del Cinquecento, e poi questa traduzione inglese che va nelle mani di procurata probabilmente da John Florio, che va nelle mani di Shakespeare, e che farà dire a uno dei protagonisti delle commedie shakespeariane: Dear Katie, we are the makers of manners. Noi siamo i facitori delle maniere, noi i re, non i cortegiani, che è una replica, se volete, al Trattato del Castiglione, ma che però è citato alla lettera nel testo di Shakespeare. Ora vedete che questa funzione ideale della corte di Urbino conquista l'Europa e conquista anche i grandi scrittori, cominciando appunto da Shakespeare. Ora, questo saggio di Mario Luzi è già, direi, emblematico intanto per, direi, la lettura della civiltà rinascimentale, ma anche in certo modo della poetica dello stesso Luzi, tenendo conto che siamo appena nel 1941. Vi do solo due citazioni. La prima, la quiete platonica che concede quell'intervallo infinito su cui i dialoghi sono scanditi. Vi prego di notare questa formula, quell'intervallo infinito su cui i dialoghi sono scanditi, che non verrebbe in mente subito per interpretare il Cortegiano, ma che diventa fecondissima quando noi pensiamo, ed è qui come ereditare per il XXI secolo da Mario Luzi, quando pensiamo al Mario Luzi autore di teatro. È uscito ora il volume che raccoglie gli scritti teatrali di Mario Luzi, meno uno, e mi dispiace molto perché è la Via Crucis al Colosseo, non c'è qua, ma che è un testo anche questo. Probabilmente la curatrice ha pensato al teatro come una messa in scena, e la Via Crucis non è una messa in scena, ma è una passione. Il teatro
medievale moderno nasce dalle passioni teatrali umbre e toscane del XIII secolo, e quindi ci stava perfettamente, solo magari l'idea che il teatro ha spaventato e non hanno messo via Crucis e Colosseo, il resto c'è tutto. Vedremo che è una parte non minore e secondo me molto feconda, lo dicevo già ieri a proposito dei giudici del Nobel, visto che hanno dato il premio Nobel a Dario Fo, potevano darlo a Luzzi per questa doppia veste di poeta e di grande uomo di teatro. Anche Luzzi stesso, quando conversavamo, spiegava cosa voleva dire per lui teatro di parole. Teatro di parole, in questi lunghi intervalli che noi troviamo fin dal 41, in cui si calano, in cui sono scanditi i dialoghi, e la frase completa è la quiete platonica che concede quell'intervallo infinito su cui i dialoghi sono scanditi non è se non il reale e quindi continuo possesso dell'anima. Reale e quindi continuo possesso dell'anima. Il teatro proprio classicamente alla greca come teatron, come contemplazione, che dia luogo a uno spazio dell'anima. Noi lo vedremo proprio nel seguito di questi testi teatrali di Mario Luzzi, ma che sono già qui. E poi continua: tutte le forme appaiono distrutte, le immagini cancellate, gli schemi spezzati, le supposizioni infrante, la sapienza dimenticata per quella estensione purissima e calma di libertà e di ascetica coscienza razionale. Un testo che è fondante proprio la poetica di Mario Luzzi, di ascetica coscienza razionale. Ecco, in questo senso la razionalità che Mario Luzzi vede richiesta, esercitata nella formazione del cortegiano, non è, come dire, una ironica e trasparente, diciamo così, critica alla Voltaire. No, la ragione è una conquista ascetica che serve a togliere tutto l'inessenziale per arte dell'elevare, e quindi comporta esercizio, limature, abrasioni, sofferenza e così via. È un testo veramente fondamentale, mi piacerebbe leggerlo riga per riga, certamente è il testo, a mio modo di vedere, più alto che sia stato scritto sul, diciamo, sul platonismo rinascimentale. E poi entra proprio nel vivo delle eredità urbinate e dice: mentre la corte Urbinati, che tutti i commentatori si fanno un intransigente dovere di contestare diversa e irreale rispetto a ogni testimonianza cinquecentesca, significa già, con il vago decoro della sua elezione, la volontà di preservarsi da contatti acri e da ogni sorta di accidenti che richiedano un'attenzione precisa e offrano così l'occasione di distrarsi da quella declinazione uniforme del proprio assunto melodico. Ecco, allora la corte Urbinate come una grande partitura musicale che ha scelto, come dire, di astenersi dagli accidenti acri per conservare il proprio tessuto melodico. Ora, certamente qui c'è una lettura molto alta della corte Urbinate, però una lettura che in qualche modo coincide anche con la storia e con la maturità e con la fine del Ducato di Montefeltro, nato e fatto per prolungare utopie di pensiero più che, come dicevamo ieri, mestieri delle armi.
questa bella lettura che dice no, la corte non è il Castiglione che sbaglia sublimando, è che proprio Urbino era così. E quindi è un testo reale, non fittivo, perché quello che conta è questa ricerca nell'architettura, nel modo di congegnare la corte, nel modo di suscitare i testi esattamente come era. Quello che poi definisce, io sono obbligato a andare molto di corsa, ma vi prego di leggere questo saggio. Se si vuole, non so, un emblema da distribuire, tradotto in inglese, francese, spagnolo, tedesco, ai turisti quando vengono a Palazzo Ducale, questo testo di Mario Luzzi sulla corte di Urbino, ecco, perché è di una bellezza, dà forse un po' semplificato il lessico, specialmente per l'inglese, ma come meglio presentarsi. Quindi non è un elogio fatto da un dipendente della corte di Urbino nel 600, ma da un contemporaneo, che non era urbinate a quella data se non per elezione. Ecco, poi lo dietterà anche per mestiere universitario, e dice appunto che la corte urbinate manifesta quel certo eroismo formale al quale aderirono i grandi del Cinquecento, e in particolare una parte almeno degli essai di Montaigne, e in particolare tra tutti gli essai quel libro nel libro che è l'Apologia di Raymond Sebon. L'apologia di questo grande storico, di questo grande illuminato, corrisponde a un certo eroismo formale. A me pare che questa sia una splendida definizione di Urbino e anche del cortegiano, che è stato un po', come si diceva un tempo, snervato da letture troppo sociologiche. Va letto anche, juxta principia. Terminerò con un'ultima citazione da questo saggio, che è davvero di grande profondità, e da questa idea che lega, appunto, l'abbiamo ricordato prima per la canzone al Metauro, ma Luzzi convoca nuovamente il Tasso per un'altra opera, e cioè il dialogo, il Minturno, che è naturalmente il dialogo sulla grande idea di che cosa sia il bello, nel quale vede rappresentato, come prima nel cortegiano, quella parte di angoscia che è originaria alla ricerca della bellezza. L'eco, le allucinazioni, i riflessi che ne derivano, tutta una storia interna della poesia e una modernità che nacque già adulta. Anche questo a me piace, una modernità che nacque già adulta. Permettetemi, prima di tornare a Mario Luzzi, di osservare che questa modernità che nacque già adulta è un'affermazione apparentemente, da poeta. In realtà è un'affermazione che ha suscitato un dibattito enorme nel Cinquecento e che si scatenò subito all'inizio del secolo XVI quando Michelangelo dipinge la volta della Sistina. Dipinge un Adamo splendido, giovane, maturo, perfetto, a cui Dio viene solo a dare il dito dell'infusione dell'anima o della sapienza. Dice il Tasso nel mondo creato, perché fece la natura in lor età maturi i parti. Cioè Dio ha creato nella perfezione. Questa anche è il retro, il subasmao, la retroscena per il quale mettiamo il pensiero cristiano ha fatto difficoltà ad accettare la teoria dell'evoluzione, perché era erede di questa poetica che troviamo ancora echeggiata
nel testo di Ruzzi, a Urbino, nel Tasso, nella Gerusalemme liberata, nella realtà di Palazzo Ducale, la modernità nasce già matura. Nasce matura perché non ha più bisogno di perfezionamento, non è infanzia, poi adolescenza, poi maturità, cioè una continua preparazione a qualche cosa che sarà. Dio ha creato in loro età maturi i parti. Questo naturalmente è una teoria, diciamo, rischiosa, ma che ha occupato il centro. Perché dico rischiosa? Dante, per esempio, aderisce all'idea della progressività. L'anima è come una pargoletta che s'annulla. Nasce così, poi l'uomo deve esercitare il libero arbitrio, pro ut merendo, aut demerendo, come dice Dante, meritando o demeritando, uno conquisti la salvezza o meriti la dannazione. Perché per Dante è fondamentale l'esercizio del libero arbitrio in quanto bonaventurianamente la volontà prevale, è decisiva anche sulla ragione, con la famosa immagine dell'asino di Buridano, un asino posto di fronte a due mucchi uguali di fieno non saprebbe quale scegliere, perché non ha la ragione nessuna maniera di dirgli scegli questo piuttosto che quello, perché sono tutti e due della stessa biada, della stessa forma, della stessa consistenza, e dunque morirebbe di fame. Non muore di fame perché alla fine l'imperio ultimo è dato dalla volontà. Allora, questa è la linea dantesca, ma naturalmente se noi stiamo dentro l'illusione platonica da Mario Luzzi, altro è il mondo. Siccome tutto ciò creato è ombra, è parvenza, e il rinvio è sempre una forma che ci precede, che non raggiungeremo mai, è l'eidolon della forma prima, l'ideale platonico è quello di mettere su terra, di impiantare una forma perfetta che non abbia bisogno di tutti i tentennamenti, di tutti i pentimenti, di tutte le difficoltà che portano dall'infanzia alla maturità. Ecco perché Mario Luzzi dice, ecco, qui nasce matura la modernità. Certo è stato un momento, diciamo, breve e anche così affascinante, vediamolo nella prospettiva di Michelangelo. Noi potremmo dire che Michelangelo nasce platonico, la Pietà Vaticana, tutti quei bei panneggi, una giovanissima vergine, e muore invece tormentato dall'assillo, perdete le ultime pietà, completamente in preda al non finito, alla disperazione, al dispetto di non avere di non trovare più la forma. Ecco, questa forma che è rigata dalla nostra sostanziale fallacia. Ecco. Dunque, ritornando a noi, ecco, Mario Luzzi direi che trova lì, ecco, un po' come in Avvento notturno, questa forma ideale è rappresentata dall'unità profonda del cortegiano e di Urbino, che è un momento unico nella storia, diciamo, delle arti, ma a livello europeo, mondiale, aggiungiamoci anche Raffaello, che qui si forma, sono quasi gli stessi anni, c'è tutto, insomma. Ecco, questa allora è da ricordare, proprio lì, la nascita urbinate, per così dire, 1941, del pensiero e della poetica di Mario Luzzi, che poi continua con una nomina a Firenze al liceo Leonardo, colleghi stavolta di insegnamento, non più come suoi maestri, Eugenio Garin e Lanfranco Caretti. Quindi anche qui di nuovo una dose di umanesimo molto forte nella loro frequentazione, e la nascita poi delle altre raccolte
nel 46, un Brindisi nel 47, Quaderno gotico, nel 49 L'inferno e il limbo, nel 52 Primizie del deserto e nel 60 Il gusto della vita. A questo punto Mario Luzi è già un poeta consacrato e noto, e qui c'è la seconda tappa urbinata, stavolta fisica, di Mario Luzi, cioè viene invitato da Carlo Bo, la loro amicizia è una delle amicizie più lunghe, più solide della nostra tradizione letteraria del Novecento, come docente ai corsi estivi di perfezionamento dati dall'Università di Urbino. Non è ancora docente, diciamo, organico, ma viene già invitato come docente ai corsi estivi di perfezionamento. E come ha rivelato Stefano Verdino nella sua ampia introduzione bibliografica della notizia cronologica al Meridiano di Mario Luzi, sono gli anni in cui è in gestione, e poi sarà decisivo anche per la svolta di poetica di Luzi, proprio questo periodo urbinate da cui nascono, da una parte nel Magma, che viene redatto in quei tre anni lì, 1963-66, ed è il Mario Luzi che cerca sempre di più il pensiero agonico nel magma del mondo, e già è lì la svolta. Come ereditare da Mario Luzi, io direi come ereditare dal secondo Mario Luzi, cioè quello che si inaugura, si rinnova con nel magma, e poi l'altro che darà invece vita a un'altra scia molto più metafisica di Mario Luzi, cioè su fondamenti invisibili, che proseguirà fino a Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini. E poi c'è il terzo periodo urbinate di Mario Luzi, quello ufficiale, fondamentale, organico, chiamiamolo così, e cioè dal 72 all'81, di nuovo Carlo Bo lo nomina come incaricato, professore incaricato di letterature comparate al Magistero qui a Urbino. Perché solo fino all'81? Carlo Bo certamente non l'avrebbe, diciamo così, congedato. È che questa sua carriera di incaricato qui a Urbino serve a Mario Luzi per la propria carriera universitaria. Nel 82 vince il concorso di letteratura francese stavolta e viene chiamato a Firenze. Si è anche un po' affaticato nella pendolarità, e quindi vince la cattedra, viene chiamato a Firenze, ma poi continuerà anche da ordinario a Firenze a venire qui, anche se la vita allora ha due poli. Uno, quella sorta di piccolo appartamento eremitico in via di Bellariva a Firenze, e l'altro eremitaggio, ovvero che ha ogni estate in Val d'Orcia presso Don Fernando Flori, a cui dedica una delle poesie più belle di Mario Luzi e di tutto il secondo Novecento, che è Eglise, che magari leggeremo insieme. Lì si vede proprio la forza di questa presenza. E partendo dal magma 63-66, arrivando al 78, quindi in pieni anni urbinati, abbiamo, e qui forse meriterebbe che sorgessero delle tesi, nasce quel libro Al fuoco della controversia, 1978, che è in forma riconosciuta dai critici di Mario Luzi, l'ingresso, diciamo così, del pensiero della scommessa formale anche di Teilhard de Chardin nella poesia di Mario Luzi. Ora, Teilhard de Chardin, come sapete, era un antropologo francese, gesuita, sospetto alla Chiesa, e sul quale si era puntata da tempo, da molto tempo prima, l'attenzione di Carlo Bo. Sarebbe molto interessante vedere se esistono qui carte, conferenze, discorsi, dialoghi intorno a Teilhard de Chardin,
perché è indubbio che diventa una sorta di conquista definitiva nella poetica di Mario Luzi, che poi è sempre di più nella direzione di questa sorta, diciamo nei termini di qualcuno che non aveva, perché precede, conosciuto il pensiero di Teilhard de Chardin, ma sul quale si radica il pensiero di Teilhard de Chardin, cioè le ascensioni umane, che è il titolo dei saggi di Fogazzaro, ma che potrebbe benissimo stare come titolo di un libro, eventualmente di poetica, del secondo Mario Luzi, e cioè quello che diciamo si inaugura con Al fuoco della controversia. Naturalmente questo secondo tempo direi sprigiona una serie di composizioni poetiche che ricordo nella loro sequenza e sono prodigiose, cioè il secondo Mario Luzi, un po' come è capitato ad Ungaretti, è prepotentemente più forte del primo. Cioè, io penso che l'Ungaretti che si rinnova traducendo la Fedra di Racine, perché lì è poi questa scommessa, il giusto cui grazia manchi, dice Ungaretti, molto, molto giansenista e molto rassiniano, ritorna ad essere quel che era in origine. Beh, un po' lo troviamo anche nel secondo Mario Luzi, che diventa un poeta della controversia civile, della controversia filosofica, della controversia politica. Ecco, per il battesimo dei nostri frammenti, 85, frasi incisi di un canto salutare, 90, viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, 94, e poi sotto specie umana, 95, fino al Meridiano 99, che raccoglie tutta la sua opera, ma cui sono seguite, io mi auguro che Mondadori riprenda, ancora dei testi vivo Mario Luzi fino all'ultimo, che ha un titolo bellissimo, Dottrina dell'estremo principiante, 2004, pochi mesi prima di morire. Muore, ve lo ricordo, pochi mesi dopo essere stato nominato senatore a vita da Carlo Azeglio Ciampi. Si ricorda naturalmente questo gesto di fronte a una classe politica molto scadente, fatto da Giorgio Napolitano, nominò senatore a vita solo 4 creatori intellettuali scienziati, suscitando naturalmente il disappunto della classe politica, ma non è stato il primo. Perché in realtà fu Carlo Azeglio Ciampi a nominare senatore a vita Mario Luzi. E Mario Luzi prese molto sul serio questa nomina a senatore a vita, tenne dei discorsi molto celebri, ma già prima della nomina, e forse fu per questo che Ciampi ebbe a nominarlo, firmò quel manifesto che anche a me è caro, Svegliati Europa umiliata, dove dissentiva profondamente da una guerra civile europea, così veniva chiamata nel manifesto, che fu la guerra nel Kosovo e nella Serbia della NATO, dove morirono concittadini europei, dove ci fu il massacro di Srebrenica, dove ci fu la fine di Mostar, una pagina umiliante, vero, per la storia europea, quando ci pensiamo tutti cittadini della stessa patria. Dico questo perché questo Luzi, diciamo così, civile, che nasce con le ultime raccolte, da sottospecie umana, dottrina dell'estremo principiante, ma che è già là nella sfida di nel magma, nel muori ignominiosamente la Repubblica, forse il testo che l'Italia potrà conservare di più e più profondamente per la morte di Aldo Moro. Non abbiamo fatto monumenti, l'unico che c'è è dovuto a un sudafricano, ai muraglioni del Tevere, la storia
dipinta a graffiti di Roma, 500 metri lineari, La storia degli sconfitti di William Kentridge, dalla morte di Remo alla morte di Aldo Moro. Se si prescinde da questo, l'unico testo che ricordi questa pagina oscura e tremenda della storia italiana è Muori ignominiosamente alla Repubblica di Mario Luzi. Allora noi, se vogliamo riereditare da Mario Luzi, direi che dovremmo per un momento puntare, nulla trascurando, si capisce delle origini, del fatto che egli sia stato identificato con una tradizione ermetica, va tutto bene, ma per il tempo che viviamo, il secondo Mario Luzi, da Nel magma in poi, e che è, lo dico un po' con francesismo, ma che è utile, profondamente imbricato con il suo teatro, come un embrice proprio. Non si può dissaldare l'esperienza poetica da quella teatrale. Diventa allora tutt'altro protagonista della seconda parte del XX, anche degli albori del XXI e forse anche di una poetica a venire. Allora traccio brevemente, magari mi concedete ancora un 20 minuti, anche se vorrei soffermarmi di più, anche un impegno per me stesso. Avevo scritto tutta la relazione e poi mi sono detto no, come ereditare vuol dire mettere in questione anche come io ho ereditato l'opera di Mario Luzi, me la sono riscritta per porgerla stamani. Allora, vuol dire partire da questa consapevolezza, che è una consapevolezza antica, direi almeno risalente, almeno, ma potremmo anche tornare a prima, almeno risalente al Manzoni. Manzoni nasce come autore di teatro. Lo sappiamo tutti, Adelchi e Carmagnola, ma si è dimenticato che la morte di Napoleone, che Manzoni apprende 2 mesi dopo, nel luglio del 21, e scrive di getto, se non proprio di getto in poche settimane, tra luglio e agosto del 21, il 5 maggio, data in cui è morto Napoleone a Sant'Elena, ma in Europa si sa 2 mesi dopo, significa per Manzoni non solo quel testo splendido, difendo sempre quando sono fuori Italia l'idea che la più bella poesia, più bel carne scritto per Napoleone l'ha scritto un italiano ed è il 5 maggio. Non è paragonabile a quello che ha scritto pure mirabilmente Stendhal, è il 5 maggio. È un atto di omaggio straordinario. Però per Manzoni ha una conseguenza di poetica enorme, cioè non avremo mai più, per dirla con Carlyle più tardi, una storia fatta dagli eroi. La lunga vicenda che nasce con Plutarco, continua con la Germania di Tacito, è finita. La storia non è più degli eroi. E allora inizia una meditazione che, rivista retrospettivamente, è veramente drammatica, per trovare degli eroi umili. Comincia con un eroe umile ma che vuol diventare eroe ed è Spartaco. Manzoni ha 4 pagine preparatorie di ricerca di fonti perché voleva cambiare registro. Morto Napoleone non si può più cercare gli eroi, ma c'è questa storia anonima di popolo, Spartaco, il grande, diciamo, catalizzatore degli schiavi ribelli che si rivoltano a Roma e tengono per un paio d'anni in scacco le legioni romane nel sud d'Italia. Si ferma lì, ma l'idea di Spartaco continuerà lungo tutto l'Ottocento fino a Rosa Luxemburg. Cioè, quando si pensa a Rosa Luxemburg bisogna sempre ricordare, sì, però Manzoni ci pensò prima. E inizia il lavoro difficilissimo, drammatico, che porterà I promessi sposi, bruciando nel mezzo un altro romanzo, io lo penso davvero come un altro romanzo, che è Il fermo e Lucia, bruciando anche tutto quello che ancora di eroico la drammaturgia
giansenista che è nel Fermo e Lucia, compresa quell'apologo, ma se avesse avuto in mano queste sue tragedie, cosa avrebbe dovuto fare Racine? Bruciarle. Per fortuna poi prevale il Manzoni, che io dico di Don Abbondio, cioè quella dell'ironia, del fatto che siamo tutti fragili, che non siamo capaci di nessun atto di coerenza, a cominciare da Fra Cristoforo, anche egli assassino pentito, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, allora, tornando a noi, cioè a questo fatto che il teatro è costitutivo della modernità, anche quando poi essa si realizzi sotto forma romanzo, così lo hai con Mario Luzi, perché ecco, determina una novità che noi dovremmo, diciamo, rivalutare per trasmettere un secondo Novecento, io non sono sicuro, per la poesia possa essere portato soltanto con le formule che abbiamo ereditato, cioè ermetismo, che è formula giustificabile storicamente perché era la risposta di una collettività creatrice di fronte al fascismo, di fronte alla dittatura, di fronte alle parole d'ordine. Noi ci siamo rinchiusi in un ermetico e sdegnato silenzio, ma i ragazzi oggi, fatene la prova o forse la state facendo, a scuola non sanno più cos'è la caduta del muro di Berlino, sono millennials. Cosa vuol dire? Sono nati da genitori che hanno visto passare vagamente, ma provate a domandare a bruciapelo quando è la caduta del muro di Berlino. Il 90% dei ragazzi che oggi frequentano le scuole medie non lo sa. E quindi la caduta del muro di Berlino è come la battaglia di Cannes, una vaga ipotesi così che si trova nei libri di testo, quando si trovi, perché la battaglia di Cannes c'è, ma quasi mai si arriva nel programma dell'ultimo anno alla caduta del muro di Berlino, alla fine dell'impero sovietico, eccetera, eccetera, e molto se si arriva alla liberazione. Già la guerra del Vietnam, se arriva, arriva attraverso qualche canzone, qualche... Ecco. Dunque, c'è questo problema di memoria collettiva, come già ricordavamo ieri, e io credo che questa, diciamo, novità che è portata da alcuni grandi scrittori, come qui Mario Luzi, vada tenuta in conto. Mario Luzi si rende conto che oggi l'oggi, del quale egli è testimone, fino a diventare senatore a vita, a impegnarsi nella politica. Io sono testimone, una volta pronunciò un discorso sferzante, sferzante proprio, contro, diciamo così, il costume che aleggiava in quegli anni berlusconiani. Avevamo organizzato un convegno in suo onore pochi mesi prima della morte, in una città toscana che per Caritas Patria non nomino, e dopo aver dato il patrocinio il sindaco ritirò il patrocinio e anche l'ospitalità, e per fortuna che l'Italia è fatta di solidarietà che travalicano le vicende politiche, e un'amica cara di vecchia famiglia nobiliare di questa città che non nomino lo accolse a casa sua. Mario Luzi fece finta di non accorgersi di nulla, ma erano come le vecchie case di nobiltà, erano tre piani da fare a piedi, fatti da un uomo affaticato che poi sarebbe morto pochi mesi dopo. Ecco, questa, quindi ha assunto la sfida politica fino anche a questi aspetti. E allora vediamo il teatro di Mario Luzi, che ha una data di nascita precisa, e cioè la fortuna della sua traduzione del Riccardo II di Shakespeare, che viene messa, metterò anche i nomi dei registi e degli attori, perché la traversata teatrale di Mario Luzi è tutta sul livello alto della storia del teatro del secondo Novecento italiano. Non è uno che ha trovato qualche compagnia di matti che l'ha messo in scena. No, no, era proprio nel cuore, diciamo, del grande teatro italiano. Viene messo in scena l'anno dopo, 66, a Torino da Gianfranco De Bosio e da Glauco Mauri. Quindi siamo proprio nel cuore della grande tradizione. Subito dopo, e vedremo che anche qui entra in pieno la quarta grande presenza di Urbino,
sorprendentemente, tra l'altro, nella vicenda di Mario Luzi nel 71, Ipazia. Ipazia che è stata subito radiotrasmessa dalla RAI nel Natale, oggi sarebbe impensabile, nel giorno di Natale del 71, e poi messa in scena da Ilaria Occhini nel 79 con regia di Orazio Costa. Quindi siamo di nuovo ai grandi vertici del teatro italiano, ripresa recentemente in un film, Ipazia, che ha avuto anche un certo successo. Poi nell'83 Rosales, che è uno strano innesto, un po' come nella, diciamo così, nel Re in ascolto di Berio Calvino, dove abbiamo l'innesto del Re in ascolto di Calvino, ma anche di un dramma di Shakespeare. Bene, Rosales è da un lato l'uccisione di Trotsky, ma anche mescolato nei sogni di questo finale di Trotsky il mito di Don Giovanni. Anche questo messo in scena nello stesso 83 dal Teatro Stabile di Genova con protagonista Giorgio Albertazzi. Segnalo questo perché, come vedremo, questo mito di Don Giovanni che si introduce nella vicenda ormai di un esule sconfitto come quello di Trotsky, susciterà una serie, anche qui sarebbe da dare delle tesi, delle imitazioni europee, perché uno dei libri di un autore disuguale, alcune volte un autore meraviglioso, altre volte pessimo, come Peter Handke, ha una cosa molto simile a questa di Mario Luzi, che è il Don Giovanni a Port Royal. E cioè la storia, anche qui, mescola il Don Giovanni che noi conosciamo alla vicenda di Port Royal, quindi all'ascetismo estremo, ed è la storia di un Don Giovanni in motocicletta che va a rubare, diciamo, le donne il giorno stesso del matrimonio, comincia in Armenia portandosi via a una festa di matrimonio, rapendo proprio questa donna bellissima, eccetera, eccetera, e poi per arte dell'evare, a ogni nuova conquista togliendo un po', finisce a Stoccolma sedendosi accanto a una povera donna seminferma di mente, brutta, che tutta il contesto di questa chiesa luterana mette in un angolo, ed è stata la sua ultima, non conquista, ma diciamo così, condivisione, dice il testo. Ho controllato il testo tedesco e anche le traduzioni spagnola e francese per essere sicuro, il termine è proprio quello. E quando arriva a Port Royal, l'oste, perché non c'è più il monastero, c'è un'osteria, una stamberga, che lo interroga, dice: ma com'era questa donna? Ah, mentre mi ricordo tutto della prima, di quest'ultima non mi ricordo neanche più il nome, ma non importa, è quella che mi è più cara, perché con lei ho tutto condiviso. Ecco, è un po' così, cioè lì Peter Handke, forse, chi lo sa, magari avrà letto questo testo meraviglioso di Mario Luzi, cioè un Don Giovanni sconfitto che condivide con Trotsky sconfitto la fine, questo è Rosales, e vedremo perché c'entra così tanto Urbino. Poi c'è un istrio, l'istrio, cioè l'attore, recitato e scritto per Paola Borboni, quindi sono di nuovo un'altra grande interprete, e poi veramente il Mario Luzi più impegnato nel tempo presente, un regista palermitano che è Paolo Consiglio, gli chiede il corale della città di Palermo per Santa Rosalia, che viene poi recitato alla festa, che è una festa di popolo, a Santa Rosalia a Palermo. E ci sono alcuni anni tra l'89 e il 2003 di feconda attività di Mario Luzi per la Sicilia. Nel 2003, un anno e mezzo dalla morte, Il fiore del dolore, che è un atto unico teatrale sulla morte di Don Pugliesi,
sull'omicidio di mafia di Don Puglisi. Ma soprattutto nel 99, come vi ricordavo, la Via Crucis al Colosseo, anche qui voluta da un Papa che oggi è un po' messo in discussione, ma che era un grande uomo di teatro, aveva cominciato col teatro, ha scritto delle pièce di teatro e si vede che sapeva recitare bene anche da Papa, che è Giovanni Paolo II. Aveva uno sguardo magnetico, anche quando aveva il Parkinson, bastava aprire gli occhi, voi ve lo vedevate subito in una scena shakespeariana, perché era stato nella compagnia teatrale dell'Università di Cracovia, ha scritto delle pièce teatrali. Allora, Giovanni Paolo II a un certo punto dice, ma perché deve sempre fare il Papa sto omelia della Via Cruce? Chiede a degli uomini di pensiero di dettare le stazioni della Via Crucis. E Mario Luzzi, che era già stato abituato a questo da Santa Rosalia, scrive uno dei testi più, una passio straordinaria, che è questa, peccato non sia qui e che anche Garzanti non lo ripubblichi più, un'altra cosa che si potrebbe ripubblicare ad onore di Mario Luzzi, che è un urbinate adottivo, è proprio questa Via Crucis al Colosseo, che viene appunto, diciamo, messa diciamo in azione, patita, come si diceva nel Medioevo, nel 1999. E poi, dato che ci avviciniamo al centenario dantesco, il testo più straordinario di Mario Luzzi, che è La notte lava la mente, anche questa messa in scena da Federico Tiezzi e da Sandro Lombardi, quindi vi ho pronunciato nomi che sono veramente sul livello più alto della tradizione, e cioè la riduzione teatrale della Divina Commedia, Sanguinetti l'Inferno, Mario Luzzi il Purgatorio, Giovanni Giudici il Paradiso. Purtroppo non è più stato ristampato, è fallito anche l'editore, altra cosa che bisognerebbe riprendere e mettere in scena per il 2021, che è l'anno centenario della morte di Dante. Quindi vedete che questo teatro, che è teatro di parola, che è teatro di scena, che è teatro di misteri e passioni, entra pienamente nell'eredità che noi dobbiamo assumere di Mario Luzzi. La dobbiamo assumere perché una venatura forte della tradizione europea è stata di teatro. Non dimentichiamo che lo stesso capolavoro mondiale della letteratura italiana, cioè la commedia divina, lo diventa solo con l'edizione Bembo, è commedia perché è commedia, dice Dante nell'Epistola Can Grande. La tragedia comincia bene e finisce male, come l'Edipo Re, mentre invece la commedia comincia male e finisce bene. E siccome il mio è un viaggio dall'inferno al paradiso, la mia è commedia. Allora anche Dante presenta il suo testo, il suo poema, come un poema teatrale, e questa riduzione lo conferma, nulla è stato perduto o svilito del testo di Dante, ma anche conferma la natura profonda, dialogica della commedia. Le parti narrative sono minime, poi è sempre un incontro tra personaggi che si parlano, si insultano, hanno anche delle pantomime come la battaglia dei diavoli nell'inferno, gli intermezzi, erano pantomime, beh ci sono le pantomime infernali nell'inferno, ma anche nel paradiso a un certo punto, come capita negli aparte teatrali, Beatrice, sono lì che si cantano le glorie della famiglia per tre canti, Cacciaguida e Dante, a un certo punto Beatrice non ne può più e comincia a parte a tossire, e Dante lo nota, il che mostra che Dante conosceva perfettamente la tecnica teatrale, fu come quella che tossì io al fallo di Ginevra, cioè quando
si combina questo incontro segreto perché finalmente Lancillotto possa baciare Ginevra, questi si baciano con tal trasporto che la dama di Maleò che li accompagna comincia a tossire per dire guardate state ancora a baciarvi un po', qui arriva il principe Galeotto e vi fa fuori. Ecco, allora Dante ricorda non tanto il bacio, o non solo il bacio che è già messo in scena nel quinto dell'Inferno, ma ricorda anche la parte teatrale della dama che li accompagnava, e qui abbiamo, diciamo, una conferma. Allora, anche, e qui capisco che è un tema nuovo sul quale forse varrebbe la pena anche dare molte tesi, dimentichiamo spesso, ma non se ne dimenticò una grande filologa che è stata Rosanna Bettarini, che le passiones, passio medievale, su cui comincia a nascere anche la lingua volgare, sono azioni liturgico-teatrali e che l'Italia ne sforna precocemente in Umbria e in Toscana. Cioè la letteratura volgare nasce anche come grande rappresentazione attraverso le passioni di letteratura teatrale. E che cos'è il presepe di Greggio se non una messa in scena teatrale della nascita del Cristo? Questa è un'altra invenzione francescana, ma prepotentemente teatrale. Tant'è vero che in moltissimi paesi si fa ancora oggi il presepe vivente, non lo si farebbe se non ci fosse dietro proprio questa matrice, diciamo così, aborigine teatrale. E allora, tornando ancora indietro, non dimentichiamo che già prima di questa tradizione delle passioni, Roswitha di Gandersheim, quindi una donna, scrive questi dramata in latino e che sono, come dire, delle azioni uniche teatrali dove i personaggi entrano in scena e tornano indietro recitando la loro parte perché sono azioni liturgiche. A me ha molto colpito, non so se il regista questo sapesse, ma certo gli interpreti ne sono stati perfettamente all'altezza, 3 o 4 anni fa all'Odeon a Parigi è stata messa in scena una pièce dove i quattro protagonisti, tra i quali una indimenticabile Isabelle Huppert, vestiti solo di bianco, completamente bianchi, una scena totalmente bianca, avanzano, recitano la loro parte e tornano indietro. Proprio come in un'azione drammaturgica medievale dove i protagonisti in genere erano sulla parte antistante la Chiesa, recitavano e tornavano indietro. Ecco, allora questa parte è davvero costitutiva della tradizione europea. E terminerò soltanto, ve ho fatto già purtroppo un po' troppo tardi, con quattro citazioni da quattro testi teatrali di Mario Luzi, proprio per mostrare come questa realtà teatrale nutra anche la poesia di Mario Luzi. E prenderò per prima quel testo dove la continuità Divina Commedia, la riduzione teatrale e la poesia di Mario Luzi si intrecciano, perché all'interno delle terzine dantesche Mario Luzi inserisce quella che chiama voce fuori campo e che è l'inserimento di alcuni frammenti, nel caso di La notte lava la mente, già editi, ma nel caso successivo che vi leggerò, dentro quello che Mario Luzi andava componendo e che prendono un nuovo valore, ma anche fanno prendere un nuovo valore alla Divina Commedia. Siamo appena all'antipurgatorio che Mario Luzi definisce stasi di spaesamento, incertezza e dubbio, e cita proprio una sua poesia degli anni, per così dire, ermetici, ma che trovano qui una nuova significazione. La notte lava la mente. Poco dopo si è qui, come sai bene, quindi qui nell'antipurgatorio quando non si sa ancora come salire.
fila d'anime lungo la cornice, chi pronti al balzo, chi quasi in catene. Qualcuno sulla pagina del mare traccia un segno di vita e l'angelo nocchiero che sta arrivando. Fugge un punto, raramente qualche gabbiano appare. E poi continua il poema dantesco, già era il sole all'orizzonte giunto. È uno straordinario inserimento di poema nel poema, ma che giustifica anche il titolo, La notte lava la mente, l'antipurgatorio che giustifica del purgatorio. L'ascensione, pensata appunto come progressiva e faticosa ascensione e ascesi lungo le cornici della montagna del purgatorio, è in realtà preso da questo nuovo luzzi del battesimo dei frammenti, del magma, al fuoco della controversia. Non dorme, non riposa, è un'arnia insonne, un fervoroso bugno senza pausa, la ripida montagna, che è quella della poesia di Luzzi, ma anche quella del purgatorio. Vi lavorano le sue api un miele, amano, vi distillano un dolce assenzio di martirio e purificazione, contenute da ogni punto del tempo, da ogni plica dell'interminato spazio. Sono qui tutte presenti le epoche del mondo, i luoghi conosciuti e quelli immaginati dall'uomo. Sono qui e tutte cooperano, e poi questo è un termine che è dell'ultimo Luzzi, a questa fabbrica incessante di dolore e di letizia. Salite, salite la montagna, salendo la montagna il tempo si riduce, il tempo si annulla e si distrugge, più prossimo all'eternità imperante. I luoghi e le memorie si unificano in un sol punto, in un punto onnipresente, e qui invece Teilhard de Chardin, l'unificazione in alto, salite, salite la montagna. Ecco, vedete questa imbricazione, come dicevo prima, di due grandi momenti della poesia di Mario Luzzi, dal poema di Dante, del teatro, appunto. Salto perché vi ho già detto di Rosales, anche se la citazione che volevo portarvi di questo purificarsi per ablazione dell'uno e dell'altro, di Trotsky e di Don Giovanni, i conquistatori che vengono ad essere vinti, è straordinaria, ma vengo invece alla citazione Urbinate di Ipazia. Ma che c'entra appunto Urbino con Ipazia? È uno dei rari testi in cui Luzzi aggiunge una postfazione dal titolo Fu così che, e che inizia in questo modo. Nel 1968, sul finire di agosto, morì improvvisamente Leone Traverso. Dopo le esequie in Urbino ci fu, nella mestizia di affetti di quei giorni, un passo dei familiari destinato a mitigare la crudezza di quell'addio e insieme ad acuire la commozione. Stabilirono che i libri, principale se non propria unica eredità visibile, andassero all'Università di Urbino, dove aveva profuso tanta parte della sua vita e del suo sapere. Decisione generosa a cui aggiunsero un pensiero gentile. Vollero infatti che gli amici più intimi avessero ciascuno un ricordo personale e li invitarono a scegliere qualche volume secondo la congenialità o per un particolare richiamo a studi comuni o a conversazioni avute con Leone. Il grosso della biblioteca era a Firenze, nella casa di via Guinicelli. Lì fui convocato e lì andai, come ero andato 100 altre volte, adesso non a cercare lui, ma un volume che mi rimanesse a ricordarlo. Avevo in mente un libro preciso che molti anni prima mi aveva fatto leggere e che poi, per quante ricerche facessi nelle librerie di varie città, non ero riuscito a procurarmi. E sì che ne avevo un gran desiderio, e quella lettura mi aveva infatti lasciato uno strano deposito di figure e uno strano fermento di immaginazione.
era una edizione delle poesie greche e latine di Sinesio di Cirene, pubblicata, direi, nei medio-tardi anni 50. Non ricordo né l'editore né il curatore, ma ricorda come era diventato un libro della sua anima, e fu così che Mario Luzi ebbe, per virtù di questo dono urbinate della famiglia di Leone attraverso il libro di Pazia, che poi diviene il suo grande teatro di pensiero. Questa è veramente una pièce filosofica di grande, grande, direi, profondità. Vi leggo solo questo passo, che è in una stanza del palazzo, la meditazione di Sinesio di Cirene, insomma, tra eredità della sapienza greca e nuovo fervore, anche prontezza o desiderio di martirio di questi cristiani che appaiono ai greci dell'Alessandria e della sapienza di allora come dei barbari. Che cosa dunque deve compiersi? Il messaggero non arriverà. Gli sarà in ogni modo impedito di vedermi, questo è certo. Che cosa vorrà o avrà voluto dirmi? Quale parola mi portava che vogliono troncargli? Non credo riuscirò a saperla. Una fonte interrata, una vena ostruita. Ecco, questo è un po' il dramma, non solo di Sinesio di Cirene nella meditazione di Ipazia, ma anche il dramma di Mario Luzi. Il messaggero non arriverà. Ricordate il finale di Anatandan Godot. È lo stesso identico finale. Il messaggero non arriverà, hanno appuntamento i due amici con Godot, ma Godot non arriverà mai. I due decidono di partire e poi si seguono. Il messaggero non arriverà, ma noi ci sediamo ad attendere. Ecco, questo è, direi, un po' come ieri dicevo, per lo sai perché resistere di giudici. Così è per questo testo, direi quasi becchettiano, di Mario Luzi. Il messaggero non arriverà. La fonte è interrata, la vena è ostruita, ma io rimango. Ecco, io credo che questo sia proprio il teatro dell'incondizionato, dell'imprescrittibile, dell'assoluto, che ha veramente determinato la contemporaneità. Possiamo dire che c'è forse una citazione implicita di Beckett, ma io ne sarei contento, perché è un teatro di una stessa istanza metafisica, di una sorta di intimazione metafisica, che nasce qui, nuovamente qui a Urbino, nell'eredità di Leone Traverso. E poi, diciamo, siccome Mario Luzi è fiorentino, e sono stato presentato oggi da un giovane fiorentino, voglio chiudere, scusandomi, sono stato troppo lungo, nonostante abbia tagliato indegnamente per Mario Luzi tutto quello che avevo scritto. C'è un testo molto poco noto di Mario Luzi, testo teatrale nuovamente, che è dedicato al Pontormo. Voi sapete che il Pontormo è uno degli uomini più misteriosi del Cinquecento, ha lasciato un suo diario pubblicato più e più volte, e Mario Luzi scrive un testo teatrale dal titolo già magnifico in sé, Felicità turbate, sul Pontormo. E soprattutto, che cosa è indimenticabile in questo testo? È il coro finale che è il coro delle cose dipinte, cioè tutti i personaggi che Pontormo ha dipinto escono come dal dipinto e creano questo coro finale, straordinario, perché queste figure dipinte dicono a Pontormo, anche con una certa violenza, noi non eravamo come ci hai dipinti.
No, non ci avevi, non eravamo con te. Siamo passate per il tuo sguardo e per i tuoi pensieri, ma non ci hai trattenute noi cose, noi uomini e donne, noi mondo. Ci hai esaminati a fondo con attento studio e talvolta con amore, ma era solo per la tua bravura finché avesse un paragone, eccetera. Diciamo, contestano un po' pirandellianamente come i sei personaggi che contestano il capo comico. Ma poi arriva la svolta a metà del coro. Solo io, Cristo morto, tante volte ritentato da Pontormo, univo dolcezza e scoramento, in me trovavi accordo e pace vera. È il Cristo morto, ricordate questi corpi lividi del Cristo morto del Pontormo, è solo il Cristo che dice sì, in me ti sei riconosciuto e io mi riconosco. Era lì che andavi quando dentro di noi passavi, era la morte o la divinità che ti attirava, oppure era il divino della morte. Parla, eresia, anatema, non c'era o c'era poco la resurrezione nella tua cristiana mente, deliquio, morte senza resurrezione, inequalmente, cioè senza eguaglianza. Così tu ci tradivi, com'era più rassicurante il casto impaccio dei tuoi emuli, quelli che dipingono la bella morte del Cristo perché ci sarà la resurrezione. Eppure io sono la più bella delle tue visitazioni, sono, lo so, una meraviglia. Ecco, anche in questo, e poi andate verso la fine, vorrei chiudere qui, la capacità di suscitare meraviglia dalla perdita, perché è stata presa sul serio la morte, perché non è solo un transito verso la resurrezione, ma è proprio una discesa, una kenosis, una perdita. E in questo senso allora il teatro contribuisce alla poesia di Mario Luzi. Da un lato è comprensibile questo bruciare verso l'altro, come nel viaggio alla fine del viaggio celeste di Simone Martini, solo perché piena e totale è stata la kenosis, l'annientamento, l'annullamento, tanto che il Cristo morto stesso si riconosce in quello che Pontormo ha dipinto. Ecco, ci voleva il genio di Mario Luzi per far rinascere questa scena straordinaria di infelicità turbate appunto del Pontormo. Quello che mi sembra che possa essere tramandato, ripreso, fatto rinascere. Speriamo che questa edizione del teatro si esaurisca presto per aggiungere la Via Crucis al Colosseo. E vi ringrazio, chiedo scusa del lunghissimo, della lunghissima, diciamo in termini cruscanti, cicalata che vi ho inflitto, ma se ci sono ancora due minuti per qualche domanda, io sono a vostra disposizione, se no chiudiamo qui. Oggi in biblioteca la biblioteca di Lione attraverso c'è un fondo traverso che è conservato nell'Istituto di Lingue, che ha appunto anche una sua collocazione determinata con delle scaffalature particolari. È una bella biblioteca del Novecento, è quella che ha attraverso e Carlo la professoressa Fotto, lo so meglio di me, poi figlio anche. Molto bene. Abbiamo l'archivio anche di... Sì, no, noi alla Fondazione abbiamo l'archivio di tutte le lettere attraverso, perché sono già registrate. Quindi... Splendido, splendido.
Sarebbe bello, ma temo che non sarà possibile avere la parte, diciamo, nell'archivio Luzzi, la parte che gli arrivava da attraverso, vedremo. Dobbiamo un po' anche cercare, almeno informaticamente, di legare queste realtà, perché c'è molto del Novecento poetico è passato da Urbino, e devo dire che anche per me, dovendo rileggere questa Ipazia, avevo presentato una volta a Roma, insomma tante volte mi ero occupato di Ipazia, solo rileggendo ho visto come sia in realtà un'opera urbinata, per dichiarazione dello stesso Mario Luzzi. Prego. Prima di tutto grazie. Poi questo rapporto con l'Urbino, tra Mario Luzzi e attraverso Cristina Campo. Esattamente, questo è un altro nome che bisogna assolutamente fare. Mario Luzzi lo ricorda anche, qui nel Naturalezza del Poeta, in un saggio nel quale Cristina Campo ha un ruolo fondamentale. È una parte, c'è stato recentemente un convegno dedicato a Cristina Campo dove è venuta, diciamo così, in maniera molto più rilevata in luce quanto sia della Guerrini, diciamo, parte la rinascita della meditazione di Mario Luzzi. È proprio un autore, un'autrice fondamentale. Anche lì, domani, quando si debba fare una costellazione europea, sarebbe molto importante vedere il ruolo fondamentale che hanno avuto da un lato Cristina Campo e dall'altro un'autrice parallela, per certi aspetti molto simile, ma che in quel momento soggiornava per ragioni di esilio a Roma, e cioè Maria Zambrano, che ha una scrittura metafisica molto simile. Quando si prenda, non so, Los Bienaventurado, sono opere molto simili a quelle di Cristina Campo, ecco. Solo che hanno due editori diversi, uno è Adelphi e l'altro Feltrinelli, ma insomma c'è molta vicinanza. Grazie, ha fatto molto bene a ricordarlo, peccato chiudere senza ricordare Cristina Campo. Bene, allora possiamo, ringraziandola e ringraziandovi, chiudere qui con l'idea di trovarci spesso. Oggi pomeriggio mi permetto di segnalare che tra le tante, diciamo, fascinazioni urbinate c'era anche questa. Qual è la sede in cui possiamo presentare la tesi di laurea di un grande studioso del Rinascimento, cioè Eugenio Battisti, abbiamo detto Urbino, perché l'idea della città ideale, della città in forma di palazzo, corrisponde perfettamente a questo studioso un po' anche, non solo di Rinascimento, ma anche di Utopia, che è stato Eugenio Battisti, ed è alle 17.30 a Palazzo Ducale. Tesi inedita, anche vedrete piena di sorprese anche quella sulla contemporaneità. Bene, grazie infinite.